nostra Nani, la Tatà, è morta qui da me nell'88 all'età di 97 anni passati. Sì. Accidenti, e Come quindi una le ha viste candela si è spenta, e tutte. ne ha visto tutto all'inizio della guerra in Germania e poi è venuta in Italia e poi E lì ci quel ha libretto? accompagnato. E questo libretto si chiama Il libro delle testimonianze, ossia che ha chiesto a mia zia Mafalda di scriverle due Un parole per dire che pensiero. era brava. E qui c'è scritto Mafalda Dacia e Miss Smith mi lascia dopo 6 anni di permanenza, sono molto triste che se ne vada perché è stata la migliore delle nurse possibili. Ma in casa la presenza, la storia di Mafalda, voi Sì. dai vostri genitori, l'avevamo un po' detto all'inizio, ma era una presenza, si sentiva un po' di senso di colpa per non essere riusciti a salvarla. Beh, io quello non ne ho parlato, no. Non ne ha mai parlato con Mio suo padre padre? l'amava molto. E ho un altro ricordo della morte di zia Mafalda. Ero a Villa Roseberry con i miei nonni, perché avevo avuto il tifo durante la guerra, mi ero presa il tifo qui in Svizzera. Dunque, per non contagiare i miei fratelli, mi avevano mandato dai nonni. Io felice, contenta, ero lì con loro. Mi ricordo che papà è arrivato e aveva una benda Un braccio. sull'uniforme, sì, di lutto. E Missy, la solita Missy, mi aveva spiegato perché era morta la sorella, la principessa Mafalda. E di non chiedere, di non fare domande. Naturalmente la prima cosa che gli ho chiesto, cos'è quella benda nera? E lui mi ha detto perché è morta zia Mafalda. Abbiamo sentito nel Sì. filmato questo giallo della presunta responsabilità del marito di Mafalda, di Filippo Sì. Non Dacia, nel suo arresto. Lei ci ci crede? credo neanche un Neanche un secondo, no, secondo. E ne neanche un aveva secondo, sentito parlare anche perché lei lui o è no? stato pro-nazista, ha partecipato, ci ha creduto come gran parte dei tedeschi all'inizio e l'ho conosciuto abbastanza bene a Però Villa non crede Polisena, che non abbia credo un assunto. secondo, perché avrà avuto queste idee come tanti altri, ripeto, tedeschi, però era un gran signore, mai si sarebbe permesso di denunciare la moglie, mai, mai, Però in mai. qualche modo, insomma, Sì. E Mafalda ha pagato per tutti i Savoia. Ecco, in un certo senso sì. ma se lei dovesse dire qual è la colpa storica più grande dei Savoia, lei pensa alle leggi razziali oppure alla fuga del re dopo l'8 settembre? Quale le sembra la responsabilità, la colpa più grande? Oddio. Le leggi razziali senz'altro, sì, perché è stata un'aberrazione, è stata una cosa terribile che è stato Certo, ecco. l'insieme del governo che ha votato per quello, il re era un re costituzionale e ha dovuto seguire. Però c'è una cosa della fuga del nonno, io la vedo diversamente, perché tante, come si dice, fuga, non è partito per mantenere una sembianza di governo con cui poi gli alleati hanno potuto più o meno trattare. Quindi lei Non non la è. vede come una fuga? No, non la vedo proprio, perché allora, perché la regina d'Olanda ha fatto una fuga, è andata in Inghilterra, anche per De Gaulle, per esempio, è andato in Inghilterra e lui ha fatto il suo governo là, perché se l'avesse fatto in Francia sarebbe stato fucilato subito, no? Lei ha scritto un libro sui gioielli di Sì. Casa Savoia. Che cosa ha voluto raccontare attraverso la storia di quei gioielli? Ma è che io mi occupo della storia di Casa Savoia, dunque i gioielli anche fanno parte dell'insieme della storia, perché anche se è Ma una cosa raccontare la più storia, leggera, ecco, ma sì. qual era l'interesse per L'interesse, io speciale? volevo cominciare già dal Medioevo, però era troppo difficile, poi c'è stata quell'interferenza di Napoleone, dove credo che questi gioielli da Vittorio Amedeo III erano stati mandati a Amsterdam come ipoteca, come garanzia Grazie. per pagare gli eserciti per evitare che Napoleone venisse in Italia, insomma, però è successo quello che è successo e ha occupato anche Amsterdam o Anversa, adesso non mi ricordo più quale città dove c'erano questi gioielli, e
e li ha presi tutti. E quindi lei pensa che attraverso la storia dei gioielli si raccontava un... c'è la storia perché per esempio famiglia. Sul diadema di una di queste imperatrici, non so più se Maria Luisa o Josephine, c'è un diamante che si chiama Sardegna. Sì, l'aveva preso e l'aveva messo, insomma, bottino di guerra, l'avevano preso. Quindi attraverso i gioielli si racconta la storia della famiglia. C'è anche la storia, sì. Questi gioielli che sono in dotazione della corona, sì, come si chiamano, fanno parte dell'inizio della storia dell'Unità d'Italia, perché è stata la regina Margherita che li ha fatti. Bisogna leggere il libro, mica me lo spiego adesso, lo dovrà comprare anche lei. Va bene, senz'altro. Trovo che interessante, anche se è un soggetto meno serio. Ma il gioiello c'era tutto un simbolismo all'epoca, certo, all'inizio del secolo scorso e alla fine di due secoli fa. Il gioiello rappresentava ancora qualche cosa di straordinario. Senta, un'ultima cosa a proposito dei documenti. Si parla ancora molto di questi documenti del Novecento che sono spariti, che non si trovano. Lei dice non ci sono. Questi, almeno io non ne ho mai visti. Lo continuo a ripetere, non ci sono documenti sulla parte della Seconda Guerra Mondiale, non ci sono, devono andare a cercare negli archivi al Ministero degli Esteri, per esempio. Queste lettere di Daladier, io continuo a dirlo, che mio padre me ne aveva parlato, però io fisicamente non le avevo mai viste. Perché non andare negli archivi di Daladier o di Lebrun, di quell'epoca lì, a vedere? Ci deve essere una risposta. Sostanzialmente lei dice questi documenti non ci sono, oppure io non ne so nulla. Se io non ne so nulla e non credo che ci siano mai stati. Almeno in Portogallo non credo, perché non li ho mai visti. Papà mi ha parlato di queste tre lettere, quello sì, però non ci sono. Bene. Dunque o le ha date a qualcuno o le ha bruciate, ecco. Però noi non le abbiamo. Ma lei pensa che sia possibile che le abbia bruciate? Onestamente non glielo so dire. Mi pare strano, perché era un collezionista, dunque uno storico in genere non brucia questo genere di cose. Conserva. Conserva. Quindi... Forse le ha date con come ha fatto mia madre, che ha dato il suo diario a una banca o un museo inglese e ha detto che possa essere letto solo 70 anni dopo la morte. E questo è possibile? Ma 70 anni dopo la morte, che si ricorderà chi è chi? Gli storici. Insomma, sì, quello senz'altro. Ma è possibile che suo padre abbia fatto anche lui una cosa del genere? E che voi è possibile. E che lei non lo sappia? È possibile, conoscendo suo padre. È possibilissimo. Quindi lei dice: è possibile che suo padre abbia affidato a qualcuno e che verrà fuori fra 70 anni? Non posso dire di sì, con certezza, e non posso dire di no neanche. Non lo so, ma può essere una possibilità. Grazie principessa. Grazie a lei. Grazie mille.